Il 3 è il numero perfetto e c'è chi l'ha preso alla lettera. Giovanni Corbo è stato eletto sindaco di Besnate per la terza volta consecutiva. Bentornato negli studi di Malpensa 24, Grazie, Corbo. grazie. Parliamo chiaramente di questa vittoria. È stata una vittoria faticosa, una vittoria conquistata. Partiamo subito con una domanda politica, se vogliamo. Quanto ha influito la spaccatura? Lo ricordiamo, il centrodestra non è andato unito a queste elezioni amministrative. Quanto ha influito la spaccatura del centrodestra nella sua vittoria? Allora, no, non sono entrato nel merito della spaccatura del centrodestra, non vorrei entrarci per rispetto delle liste, dei candidati che si sono richiamati a queste forze, e pertanto non riesco a dare ed esprimere una misurazione tangibile di quella che è stata la consistenza della spaccatura. Anche perché una lista aveva i simboli di partito di centrodestra, l'altra lista no. Sarebbe stato più netto, più facile dare una lettura numerica, aritmetica, se avessero avuto entrambi dei simboli di partito a cui richiamarsi come centrodestra. Io penso che spesso l'elettore non è così consapevole, soprattutto se ci si pone come liste civiche, quindi è difficile. Nella sostanza, chiaramente c'è stata questa divisione, entrambi gli schieramenti si richiamavano al centrodestra, seppur con spirito civico, però dare una lettura numerica è molto difficile. In politica, normalmente è difficile fare delle somme aritmetiche. Allora facciamo una cosa, giriamo la domanda e quanto ha influito invece il lavoro di Corbo e della squadra in questi ultimi anni a Besnate? Ma il lavoro di Corbo preferirei metterlo sotto traccia. Secondo me è il lavoro di una squadra. Anche nei precedenti mandati sono sempre state le squadre le protagoniste. Se posso giusto darmi qualche elemento di positività nel mio contributo, è quello di aver fatto sempre molto leva sul gioco di squadra, come sta accadendo già anche in questo nuovo team del nostro gruppo, con voi per Besnate, che si sta approcciando in questi primi giorni al lavoro. Sicuramente è stato sempre un grande gioco di squadra, che non si esaurisce soltanto nel momento della campagna elettorale, come spesso accade anche in altre realtà. Da noi il gruppo rimane molto sul pezzo, lavora con assiduità, con quotidianità, con grande spirito di servizio. L'ho fatto in passato, sono molto fiducioso che lo farà anche per il prossimo mandato. Ecco, allora partiamo proprio dalla squadra, la nuova squadra che la sosterrà per questi 5 anni, una squadra che ha visto delle riconferme anche degli uscenti dalla sua Sì. giunta, una squadra che ha visto anche forze fresche. Sì. Com'è stata strutturata e cosa si aspetta? È evidente che proporsi per un terzo mandato vuol dire anche avere la capacità di individuare delle persone che con la loro freschezza e il loro entusiasmo possano tracciare nuove strade, nuovi percorsi e nuove prospettive. Ed è stata una scelta molto chiara del nostro gruppo, perché io ricordo che il nostro gruppo, lo dico sempre, amo sempre ricordarlo, è molto allargato. Anche le figure che sono uscite per motivi diversi dal precedente mandato all'attuale sono sempre vicine a noi e hanno lavorato con noi in campagna elettorale e continuano queste collaborazioni. C'era la necessità quindi a questo punto di introdurre tante figure nuove, figure che potessero dare una visione diversa rispetto a quello che è l'amministrazione, ed effettivamente abbiamo avuto la fortuna e la capacità di affiancare ad alcune persone esperte che avevano già un percorso amministrativo, persone nuove che hanno una grande volontà di mettere a disposizione le loro competenze, le loro energie e il loro entusiasmo. E in questo senso credo che anche coloro che, ahimè, non sono entrati perché la legge elettorale consente al gruppo di maggioranza di mettere soltanto 8 consiglieri, di individuare solo 8 consiglieri, anche le figure che sono rimaste fuori dal giro, dal consiglio comunale, stanno dando già in queste settimane, in queste 2 settimane dall'amministrativo, un grande supporto. Benissimo, quindi è arrivato il momento di entrare un attimino nel vivo di quelli che saranno i prossimi passi da compiere. Partiamo subito con una domanda che lei sa, mi sta molto a cuore, un progetto che mi piace, quello del nuovo supermercato. Ha Sì. fatto discutere a Besnate, non tutti sono d'accordo, c'è chi lo è, c'è chi non lo è.
Cosa ci aspettiamo? Che progetto è? Quali sono i prossimi passaggi? Sì, io su questo discorso faccio una riflessione più generale. È evidente che ogni cosa che introduce un elemento di novità si presta ovviamente ad interpretazioni, soprattutto poi se si è in campagna elettorale, dove molto spesso, anche in buona fede, si danno delle letture un po' più pretestuose, delle letture o perlomeno delle letture un po' più forti rispetto al normale. È evidente che attraverso questo nuovo servizio, perché io lo chiamo un servizio, alla fine si offre un servizio alla cittadinanza, ci aspettiamo davvero che si possa avere una ricaduta positiva per quanto riguarda la cittadinanza. Cogliamo tutti gli spunti e le riflessioni su una realizzazione che sia compatibile, e lo sarà, con la realtà urbanistica vigente. Ricordo che fa parte questa realizzazione di un PGT che è stato approvato, discusso in Consiglio Comunale, quindi nulla di trascendentale da un punto di vista urbanistico, ma qualcosa che era già nei piani di sviluppo, che offrirà, oltre al servizio in sé, cioè di un supermercato posto in una realtà abitativa, quindi di servizio, darà la possibilità di realizzare un parco con un campo da basket, una pista ciclopedonale, nuovi parcheggi, un miglioramento di quello che riguarda la via Marconi, la via di accesso per certi aspetti, con chiaramente delle situazioni che andranno affrontate. Non dobbiamo nasconderci dietro un dito, ci sono situazioni che vanno affrontate, ma come in tutte le nuove realizzazioni bisogna avere anche l'audacia e la capacità di mettersi in gioco e di valutare quelli che sono i percorsi migliori per far sì che delle realtà poi si innestino in un tessuto esistente. Sappiamo che chiaramente non è l'unico progetto sul tavolo, ce ne sono altri su tutti. Detto e ridetto, anche la Casa delle Culture, un suo cavallo di battaglia, non è l'unico. Su cosa punterà in questi anni? Allora, fare un elenco di attività su cui abbiamo intenzione di lavorare non credo risponda perfettamente alla domanda che mi sta ponendo, nel senso che chiaramente veniamo da una campagna elettorale dove i nostri programmi hanno tutti i programmi delle liste proponenti erano ricche di idee e di proposte, quindi mi soffermerei su alcuni di essi che hanno una valenza per noi prioritaria. Ovviamente la Casa delle Culture è ampiamente dibattuta e su questo credo che un po' tutti abbiamo la stessa idea, è un lavoro su cui bisogna davvero puntare molto, al di là di quello che è l'importanza, ma davvero è un patrimonio immobiliare del comune, deve essere valorizzato, rivalutato per poter farne il centro di aggregazione culturale, non solo, sociale, per i besnatesi e non solo, auspichiamo che abbia una valenza intercomunale. Chiaramente stiamo lavorando sulla realizzazione di una pista ciclabile, ciclopedonale, poi bisogna vedere sempre le distanze, però le normative cosa comporta, cosa danno la possibilità di fare, però stiamo già lavorando su questo progetto di una pista ciclabile che colleghi l'area del centro di raccolta differenziato con la nostra frazione di Centenate, e evidentemente abbiamo un altro progetto che è più sotto traccia come propaganda, però che ha per noi davvero un valore molto importante, che è quello dell'ampliamento dell'area cimiteriale attraverso un project financing che consenta quindi di dare anche la possibilità alle casse comunali di non andare in sofferenza su questa realizzazione. Questo progetto di ampliamento del cimitero ha avuto già un suo primo step nel precedente mandato, perché abbiamo approvato il piano cimiteriale che consentiva l'ampliamento. Adesso possiamo passare alla fase realizzativa. A me sta particolarmente a cuore perché so quanta attenzione ci sia da parte della cittadinanza sulle condizioni del cimitero. Questo project financing andrebbe incontro sia alla esigenza di ampliare il cimitero, ma anche a quello di avere una manutenzione e una gestione più efficiente e più adeguata a quelle che sono le richieste della cittadinanza. Bene, quindi siamo a cavallo, stiamo iniziando un nuovo percorso, il terzo percorso di Corvo, si chiude un percorso. Come commenta la chiusura di questo percorso e l'inizio di un nuovo percorso? Un commento. Allora, è chiaramente la chiusura, quando ci sono già passato, diciamo, tra il primo e il secondo mandato, il secondo e il terzo, effettivamente
hai un vantaggio rispetto ad una prima volta, nel senso ti sembra di dar continuità a quello che già stai facendo. Eppure racconterei una verità parziale, perché non è proprio così. In quanto cambiando molto la squadra, come l'abbiamo cambiata perché abbiamo avuto diverse figure nuove apprezzabili, è chiaramente anche un approccio diverso nella gestione delle nuove attività da fare, anche con gli uffici, presentare la nuova squadra, trovare nuovi modus operandi. E personalmente diventa anche un modo per rimettersi in gioco. Quindi c'è effettivamente un cambiamento. Quello che posso dire è che c'è un'energia davvero notevole, perché la fiducia accordata dona un senso di responsabilità importante, e c'è la voglia di fare bene, che credo sia molto contagioso, perché vedo che tutte le persone del nostro gruppo sono veramente smaniose di mettersi in gioco e di fare bene. Avremo modo di seguire il lavoro di Corvo, il lavoro di Besnate. Intanto le auguro bocca al lupo per il nuovo percorso. Alla prossima. Viva il lupo, grazie.